apriamo questo speciale sulle note della fanfara perché si è svolto ieri il concerto natalizio della fanfara di San Donà di Piave. Adesso sono in compagnia con Mauro Cattai, presidente del comitato organizzatore di Piave 2018, il 66esimo raduno nazionale bersaglieri. Benvenuto Cattai. Buonasera, grazie. Abbiamo visto in apertura le immagini e anche l'audio della fanfara di San Donà di Piave perché ieri c'è stato il concerto natalizio. Com'è Sì, andata? tradizionale concerto natalizio che noi teniamo ogni anno al Teatro Metropolitano Astra. È andato un successo enorme perché era esaurito, il teatro era esaurito e c'è stata quest'anno la partecipazione di tutte le fanfare della provincia di Venezia, quindi oltre alla fanfara che gioca in casa, che è quella di San Donà di Piave, abbiamo avuto anche l'onore di ospitare la fanfara di Jesolo e la fanfara di Ceggio. Un'esecuzione, un trio di Sì, fanfare. esatto. Siamo una delle poche province che ha un numero così elevato di fanfare, insomma. Diciamo un'anticipazione in misura ridotta di quello che sarà poi il grande concerto del sabato sera al raduno nazionale. Perché? Perché parliamo adesso di raduno nazionale. Perché a Piave 2018 ci saranno anche tantissimi eventi, oltre a quelli musicali, con tantissime fanfare, quasi 60, quasi 70, ci saranno anche tanti eventi culturali. Primo fra tutti che vuole anticipare, Cattai, qual è? Beh, il primo fra tutti è il convegno che viene fatto proprio il giorno 26 aprile col generale Scollo, generale dei bersaglieri, tra l'altro, che andrà a parlare proprio dei bersaglieri nella Grande Guerra, nella Guerra Mondiale. Siccome il raduno è incentrato nel centenario, non poteva essere diversamente, insomma. Dove si svolgerà Si questo convegno? svolgerà Leonardo da Vinci, Centro Culturale Leonardo da Vinci, proprio in Piazza Indipendenza, San Donà di Piave. La partecipazione sarà La aperta al partecipazione, pubblico? siccome è a mattina, noi abbiamo coinvolto le scuole, siccome il generale è molto predisposto anche nei confronti dei ragazzi, noi sin dall'inizio abbiamo sempre coinvolto le scuole e gli istituti comprensivi del territorio e quindi diciamo l'auditorium sarà pieno di ragazzi delle scuole. Quindi anche la tematica sarà calibrata nella tematica adatta dei Sì, ragazzi. beh, ovvio, il convegno è più incentrato sui ragazzi, quindi su quello che sono il ruolo dei bersaglieri nella grande guerra, insomma. Ecco, lei che ha fatto il bersagliere Cattai, che ruolo hanno svolto all'epoca, 100 anni fa, i bersaglieri? Che apporto hanno dato loro? Beh, se noi pensiamo al primo giorno di guerra, il 24 maggio, sono stati insieme con la cavalleria i primi ad arrivare al fronte, per cui avevano all'epoca i bersaglieri ciclisti, erano le truppe, chiamiamole così, motorizzate a pedali più veloci, insieme alla cavalleria sono i primi che sono arrivati sul fronte del Carso. Quindi diciamo, è stato l'apporto sin dal primo giorno di guerra fino all'ultimo e i bersaglieri hanno combattuto su tutto il fronte della Grande Guerra, quindi sia nelle montagne che nelle Un pianure, apporto insomma, un combattimento fondamentale. Poi fondamentale. in programma avete anche una conferenza con Cataldi, che è stato il predecessore dell'ultimo presidente Sì, nazionale. Cataldi, ex presidente nazionale, tra l'altro è quello che ha dato il via proprio al raduno Raduno. Piave 2018, quindi diciamo il padre fondatore, chiamiamolo così, e farà proprio un convegno sulla Grande Guerra, la vittoria, e proprio sempre nell'auditorium Leonardo da Vinci in Piazza Indipendenza. È proprio incentrato anche questo sulle fasi finali, siccome il prossimo anno sarà la chiusura delle celebrazioni, il Certo. centenario, quindi le fasi finali della Grande Guerra. Quindi diciamo il dopo Caporetto, il dopo la disfatta, quello che porterà alla vittoria finale. Esatto, questo è il messaggio che comunque diciamo, è incentrato su quelle che sono tutte le vicende belliche dell'ultimo periodo della Grande Guerra, Questo insomma. invece sarà rivolto a chi? E beh, il discorso del convegno invece è sui reparti d'assalto, verrà fatto qualche giorno prima, è condotto Quindi precedente a quello di precedente a Cataldi quello ci che sarà un altro un convegno altro sui reparti convegno sui d'assalto. reparti d'assalto che è organizzato dalla Federazione Nazionale Arditi d'Italia. Le truppe d'assalto sono state costituite il 29 luglio del 1917 a Sdrica di Manzano e sono state un Dove c'è po'. ancora un casale C'è che ancora un casale ricorda. un po' diroccato e sono state un po' diciamo, l'inizio di quelle famose truppe d'assalto che adesso si
la tradizione sono state riprese dai paracadutisti del reparto Qualmoschini, però comunque i primi reparti d'assalto erano di natura bersaglieresca, quindi ci sarà un convegno proprio sulle truppe d'assalto condotto proprio dal vicepresidente Massimiliano Orsini della FNAI. Truppe d'assalto che rievocano anche un po' nella mente le immagini proprio di assaltatori quasi guerrieri con il pugnale tra i denti, quindi sì, delle figure molto... Sì, noi infatti vediamo le fotografie dell'epoca della Grande Guerra, soprattutto nel Basso Piave, nella nostra zona, c'è una bellissima fotografia di Cava Lucherina, dove sono riportati tutti questi soldati che sono relativamente giovani, perché avevano 20 anni, che erano appena rientrati da una missione ovviamente oltre le nemiche, e quasi tutti avevano il pugnale in bocca, insomma, quindi era un po' il simbolo, il pugnale e la bomba a mano erano proprio il simbolo delle truppe d'assalto. Sì, esatto. Come agivano queste truppe? Che incuriosiscono molto come figura. Sono stati un po' i precursori di quelle che era... I guastatori. I guastatori, in sostanza, perché si sono resi conto che mandare tutti questi militari a morire lungo le trincee non aveva più significato, e allora hanno creato questi reparti che avevano un addestramento particolare, che si muovevano in contemporanea con le artiglierie, arrivavano proprio in una velocità estrema nelle trincee nemiche, e con le bombe a mano, con i Tevenot, che erano le famose bombe a mano dell'epoca, e i pugnali, riuscivano a sopraffare il nemico con gli addestramenti che avevano, addestramenti un po' particolari che avevano queste truppe speciali. Coraggiosi. Quindi ben 3 convegni / conferenze storiche, e oltre a questo anche delle mostre, ben 2. Sì, abbiamo 2 bellissime mostre. La prima sempre verrà inaugurata il 27 di aprile, creata in collaborazione con l'associazione di Piave 1518, che è un'associazione storica del nostro territorio. Con cui avete anche già collaborato in passato. Abbiamo già collaborato in passato. Loro faranno una mostra che sarà unica nel suo genere, quindi sono già da parecchio tempo che sono anche molto entusiasti di partecipare, di creare questo evento. È un evento all'interno dell'evento, perché è una mostra in cui porteranno oggetti particolari, ma creeranno anche delle situazioni che non vado ad anticipare, perché devono essere viste da tutti quanti. Certo. La mostra sarà aperta per un mese, dal 27 di aprile al 27 di maggio. Sempre a San Donà. Sempre a San Donà di Piave. Però svegliamo una piccola anticipazione, una piccola chicca: verrà ricostruita, mi diceva, una trincea proprio. Loro sono da un anno più a questa parte che stanno proprio ricostruendo una trincea come fosse vera, in sostanza. Quindi all'interno dello spazio all'interno dello spazio mostra ci sarà proprio la ricostruzione di una trincea con tutte le caratteristiche dell'epoca, insomma, quindi una cosa unica. Bene. Quindi ben 2 mostre in collaborazione con l'associazione Piave 1518. E oltre a tutto questo non finisce qui, farete anche qualcosa a tema culinario. Sì, no, prima c'è un'altra mostra che è quella dei bersaglieri. Un'ulteriore mostra, sì, che è quella dei bersaglieri. Noi portiamo giù la mostra di Porta Pia, che è la mostra storica dei bersaglieri, sempre in un'ala espositiva in fianco in Piazza Dipendenza, dove sono proprio i centri espositivi. Sì. Noi porteremo giù dei reperti proprio, chiamiamoli archeologici, se vogliamo chiamarli così, proprio del reparto dei bersaglieri, quindi dal primo trattato di fondazione del corpo del 1836 a tutti quei documenti e oggetti che segnano la storia del corpo dei bersaglieri, quindi sono documenti e oggetti molto rari e di un valore inestimabile. E inoltre porteremo giù, siccome c'è già una mostra della Grande Guerra, non possiamo replicare un'altra mostra della Grande Guerra, però la bicicletta originale di Enrico Totti, la stampella di Enrico Totti, quella sarà senz'altro presente, insomma. Quindi delle particolarità assolutamente da non perdere Da non perdere. E per concludere, come dicevamo, però questo un po' in anticipo rispetto ai tempi, e insieme con lo Stato Maggiore dell'Esercito organizzeremo nel periodo di febbraio più di un mese, appena dopo le feste, organizzeremo un'altra festa che sarà proprio una serata a tema, in proprio collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla cucina nella Grande Guerra. Quindi attraverso un ristorante
locale, inviteremo ovviamente una serie di autorità e personaggi proprio che andranno anche ad illustrare quella che era la cucina, non soltanto come veniva preparato il piatto, ma anche tutta la catena degli approvvigionamenti, da quando il materiale partiva, quando arrivava fino alla preparazione e fino al consumo finale, che era il soldato. Insomma. Si consumerà all'interno di una gavetta o su un piatto? No, c'è un piatto ovviamente, però ovviamente con i sapori dell'epoca, ecco, ovviamente con la preparazione di oggi. Certo. Quindi questo a febbraio, quindi tra poco più di un mese, esatto. Poi quindi nel mese di aprile le mostre. E i convegni a ridosso del raduno, esatto. E il giorno prima del raduno, al sabato, avverrà anche un evento religioso, chiamiamolo, una messa. Noi come tradizione ogni giorno prima della sfilata finale abbiamo la Santa Messa in onore proprio, questo in occasione specifiche, in onore ai caduti del centenario della Grande Guerra. Tra l'altro la facciamo attraverso il Duomo di Santa Maria di Piave, il Duomo che è stato un po' il simbolo della Grande Guerra, perché Santa Maria di Piave era tutta distrutta e il Duomo era completamente raso al suolo. L'unica cosa che era rimasta in piedi era una croce che è stata recuperata da un soldato quando dopo le truppe austro-ungariche si sono ritirate. E quella croce è ancora depositata in una teca all'ingresso del Duomo. Ci sarà quella Santa Messa che sarà officiata, e questo lo posso già ufficializzare da parte del vescovo. Perché siete andati pochi giorni fa a Treviso. Dal vescovo, da Monsignor Gardin, che ha dato la sua disponibilità a officiare la Santissima Messa in onore proprio ai caduti. Quindi anche per noi è un onore che Sua Eccellenza il Vescovo sarà presente al Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Bene, quindi adesso non ci resta che aspettare tappa per tappa questo raduno, però torneremo ancora a parlarne, quindi per il momento noi ringraziamo il presidente Mauro Cattai, presidente del comitato organizzatore del 66esimo raduno nazionale dei Bersaglieri. Adesso restituiamo la linea alla regia.